Siamo venuti oggi davanti all'edificio del Pampana vicino alla stazione per presentare le nostre proposte in materia di giustizia fiscale. Sono molti anni che nel nostro paese si è smarrita la bussola della Costituzione che prevede la progressività per quanto riguarda la tassazione sui redditi e sui patrimoni. Queste misure di progressività si possono applicare anche a livello comunale ed è quello che noi proponiamo. Proponiamo che tutte le tasse locali, IMU, ICI e TARI siano modulate rispetto al reddito e al patrimonio. Quello che ci importa è far sì che immobili come questo, che sono abbandonati da anni, attraverso la leva fiscale possano ritornare nella disponibilità della collettività con un uso sociale, innanzitutto per un uso abitativo. Proponiamo anche l'introduzione di una tassa di scopo sulle grandi proprietà immobiliari con cui ci proponiamo di finanziare attività sociali e per il rilancio di un'economia locale e solidale. Quello che diciamo come Unione Inquilini è che è necessario di fronte a questa crisi abitativa un intervento anche sul mercato privato. I grandi proprietari devono essere tassati perché non può essere conveniente tenere gli alloggi sfitti e i piccoli proprietari devono essere facilitati dal comune e dalle istituzioni a mettere sul mercato a canoni equi gli alloggi che hanno a disposizione.